prima la spada di fuoco. La spada di fuoco! E anche in New England. New England. Torna la spada di fuoco per... un'altra anteprima, Rauco torna al cinema. E questo è un film della festa del cinema, diciamo. Sì, sì. Però questo video uscirà dopo la festa del cinema, quando esce proprio il film. Vi parliamo di... Addio fottuti Musiverdi, che è il film dei Jackal. Io infatti avrei detto il film dei Jackal. E vabbè, però diciamo anche il titolo. Ok. E anche e soprattutto il nome del regista. E le Maccio Capatonda, e basta. Francesco e basta. Che io ho pensato subito, ma ci stanno trollando. Non è, è una citazione vero. È una citazione a Maccio in qualche modo. Credo no? di sì. E mo basta e veramente. Mo basta veramente. Allora, i Jackal li apprezziamo, li conosciamo. Con il bastone di fuoco pago il fatto che sono più alto. No, ma se vuoi posso un po' fare. Ah, così. Sì, perfetto, vai. La cosa bella del bastone di fuoco è che c'è la mano che lo muove. Bellissimo. La tecnologia. Io tante cose da dire. Io non sono del tutto soddisfatto. Quindi partiamo da te che siamo molto divertito. Allora, io sì, ho riso molto. Sì, tu sono abbastanza fan loro, tra virgolette. A me piacciono moltissimo i Jackal, tutti i video li trovo sempre molto brillanti e quindi devo dire che anche il film mantiene quella brillantezza, quindi questo è sicuramente un pro per questa pellicola. Si ride molto, quindi è un altro pro, e devo dire che anche gli attori, i ragazzi dei The Jackal, partendo da Ciro Friello, funzionano anche sul grande schermo oltre che sul web. Sì. Quindi, come vedi, molti pro che lo fanno stare nettamente sopra la sufficienza. I problemi sorgono quando forse il film è troppo, e ripeto, troppo allacciato a tante altre pellicole o cartoni animati che quasi vanno, non sono neanche degli omaggi o delle citazioni, oltre l'omaggio e la citazione. E io ti citavo Edgar Wright durante la proiezione. Troppo Edgar Wright, la trilogia del cornetto, per chi non l'avesse vista. La fine del mondo è preso la fine del mondo, ma anche Shaun of the Dead, perché loro due stanno spesso al pub e sono i due amici che stanno con la birra in mano, con la ragazza che si arrabbia, che loro stanno sempre dentro al pub. Esatto. Quindi c'è molto Edgar Wright, c'è molto Simon Pegg, ma e poi, questo è negativo. Ma quasi tutte le trovate comiche, cioè fuori dai loro duetti, fuori dal loro talento, proprio quasi tutte le trovate di gag, di sceneggiatura, si rifanno appunto a Edgar Wright, a Futurama, a Guida Galattica per autostoppisti. E quindi quello un po' frena, come dire, la creatività e frena il divertimento. Ti dicevo anche questo alla fine del film, che non molti in Italia forse conoscono, parlo del grande pubblico e anche del pubblico napoletano magari, perché parto dal presupposto che questo film avrà un mercato molto forte a Napoli e dintorni. Va detto che Edgar Wright non è commercialissimo, almeno non in Italia. Ma io ti dico a Roma per esempio, e molto spesso mi ritrovo a fare conversazioni a Roma in cui uno dice Edgar Wright, la gente, parlo di gente comune, dice chi è Edgar Wright? Forse dopo i cinefili. E forse dopo Baby Driver, che è un quello che un dopo po' Baby Driver, scoprire. Ma non so quanto abbia incassato Baby Driver in Italia, però occhio. Qui è il lato positivo dentro al lato negativo. Sì. Gli amanti magari di Edgar Wright in Italia, a Napoli, nel Lazio, visto che noi stiamo girando anche nel Lazio, magari penseranno, ah figo, tipo Edgar Wright. Chi invece non conosce Edgar Wright potrebbe dire figo. Che figata, perché non conoscono Edgar Wright. Un mio altro dubbio è proprio sul tipo di comicità. Cioè, ovvero, se riportare un umorismo cinefilo, anche proprio come costruzione visiva di montaggio che si rifà al cinema, portarlo su YouTube è una bella idea. Quando lo porti al cinema si perde, come dire, quello scarto comico, secondo me. E quindi, come dire, le parti che funzionano di più sono quelle che più hanno a che fare proprio con la verve dei singoli interpreti. Sì. Però l'ultimo quarto d'ora secondo me è meritevole. L'ultimo quarto d'ora è meritevole, ci sono un paio di guest star sopra la media. Senza spoilerare. No, non possiamo dirlo. Però un cameo di Gigi D'Alessio. No, l'hai detto, io non volevo dirlo. Non dico però anche buono. Sì, però c'è un cameo di Gigi D'Alessio meraviglioso. Grande Gigi D'Alessio. La stiamo facendo diventare tipo una video recensione regionale. Abbiamo parlato del Lazio, delle Campania, vogliamo parlare pure dell'Umbria. No, però l'attrice viene dalla provincia di Viterbo. Quindi parliamo anche di Viterbo. La protagonista è molto brava e molto bella. Molto brava. Quindi io sono. Allora, diciamo che fino a un quarto d'ora. Ci vuole coraggio a fare un film del genere, in Italia. Anche perché è molto curato. Poi molto curato, gli effetti speciali fatti benissimo.
molto coraggio, perché puoi essere anche dei jackal che fanno 2 milioni di visualizzazioni, 10 milioni di visualizzazioni sul web, ma è un genere, quello della fantascienza, anche se comica, non amato in Italia. Italiano. Ecco, ritorniamo su quello che stavo dicendo in precedenza. Siamo a Roma, il film è girato a Napoli, il film uscirà in tutta Italia, eppure sembra un film inglese. Sì. Il pub è vissuto, ecco, all'inglese. Lo scontro tra quella cultura lì e quella di riferimento, secondo me, a volte un po' nel lungometraggio, nell'ora e mezza si perde. Anche perché non tutto in quest'ora e mezza è allo stesso livello. Sì. Quindi diciamo che se fino a un quarto d'ora dalla fine il mio giudizio era pollice medio tendente al basso, io resto sul medio. Sul medio. Io invece alzo il pollice, okay, perché se fosse un film tra virgolette normale, ti direi anch'io pollice in mezzo. Però visto che l'esperienza cinematografica di Jackal è zero, perché sono, certo, personaggi, ragazzi del web, in un contesto cinematografico secondo me se la sono cavata alla stragrande. Sì, dal punto di vista, come dire, visivo, realizzativo, può... Troppo Edgar Wright. Sì, troppo. Cioè, troppo altri. Troppo altri. The Però Jackal, magari gli faranno fare un secondo film e troveranno magari troveranno il loro strada, sì. Perfetto, ai prossimi video. Ai prossimi.